Acer ha annunciato in questi giorni, e ci ha mandato per la prova, il primo Aspire One, un notebook piccolo, leggero ed economico, che nasce soprattutto per internet ed è il concorrente della famiglia dell'Asus EPC e dell'MSI WinPC di cui avete già visto la prova. Il prodotto si basa sull'architettura, la nuova architettura Intel Atom con CPU a 1,6 GB. Questo che ci è stato avviato per la prova ha 512 MB di RAM, espandibili a 1,5 GB, un disco allo stato solido da 8 GB, un display abbastanza grande da 8,9 pollici con risoluzione di 1024x600 punti e ha il sistema operativo Linux come base. La Aspire One si caratterizza per una buona costruzione, il disegno curato, le plastiche sono robuste e tutto il prodotto dimostra appunto robustezza. La tastiera poi è comoda e con i tasti grandi che facilitano la digitazione. Sul lato destro sono presenti l'ingresso e l'uscita audio, due porte USB e uno slot per 5 tipi di memoria, di schedine di memoria. Sul lato sinistro invece vi è la presa per l'alimentazione, l'uscita VGA per collegare un monitor esterno, la porta di rete, un'altra USB e un altro slot per una scheda di memoria SD, molto interessante proprio perché la capacità di questa USB va ad aumentare la capacità del disco fisso presente sulla macchina. Questo modello, che ha un disco fisso allo stato solido, ha un tempo di boot estremamente rapido. Parliamo più o meno di una quindicina di secondi da quando si preme il tasto di accensione a quando si è pronti per lavorare. Ecco, ora praticamente si entra nell'interfaccia utente sviluppata direttamente da Acer su kernel Linux su cui si può lavorare. L'interfaccia utente è molto gradevole e semplice da usare ed è divisa in quattro aree. Nella prima area, quella di connessione, ci sono tutte le applicazioni internet. Nell'area di lavoro ci sono le applicazioni OpenOffice per scrivere e far di conto. Nell'area divertimento ci sono applicazioni che permettono appunto di gestire fotografie o video. E nell'area gestione file ci sono tutti i programmi per il setup e l'uso degli vari applicativi. Smontare l'Acer Aspire One non è cosa semplice. All'interno si può vedere il banco di memoria da 512 MB, il chipset, la scheda wireless per il Wi-Fi e il disco rigido allo stato solido da 8 GB. Teoricamente è possibile anche upgradare la memoria, i 512 MB, perché dietro sulla scheda c'è uno slot per un altro banco di memoria. Il problema è che è inaccessibile. Sul retro è presente uno sportellino che nasconde però lo slot per un modem 3G opzionale. Veniamo ai giudizi finali. Complessivamente l'Acer Aspire One ha una buona costruzione, ha un design molto curato, con plastiche robuste. La tastiera, come abbiamo detto, è di buona qualità con dei tasti grandi, ha un'interfaccia facile da utilizzare, sviluppata direttamente da Acer, ha tutto il software per navigare su internet, lavorare con le applicazioni d'ufficio e fare un po' di multimedialità, e inoltre ha un tempo di boot estremamente rapido e delle caratteristiche tecniche di valore. Di contro manca il Bluetooth, quindi non può essere ad esempio accoppiato con i telefonini che hanno il Bluetooth, e l'accesso ai componenti interni è estremamente difficile, quindi anche se ad esempio nelle specifiche tecniche c'è scritto che può essere espanso aggiungendo una memoria, un giga di memoria, in realtà per poter fare l'upgrade bisogna smontarlo quasi completamente. Finiamo con prezzi e disponibilità. L'Acer Aspire One sarà disponibile da metà luglio in due colori, bianco come questo oppure blu, e in tre versioni,
come questo con il disco da 8 GB e 512 MB di RAM e Linux a 299 euro. Oppure sempre con Linux, ma con il disco da 80 GB e con 1 GB di RAM a 349 euro. Sarà disponibile anche la versione con Windows XP, sempre col disco da 80 GB e 1 GB di RAM, però a 399 euro.